bravissima, che vi racconta molto della sua vita, ma può insegnare davvero tanto a tutti voi ragazzi. Chi è? È Tosca d'Aquino. Grazie Leo. Bacio alla mamma. Grazie mille. Grazie. Che piacere. Loro ti volevano a tutti i costi. Ma io ho detto, ti ho vista con Leo Gassman, sì, no? E ci siamo salutati. Ci siamo salutati. E Leo ha detto, dice, ah, anche io sono pazzo di Tosca. Ah, 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 ho tutta la generazione Z. Ma io sono pazza di lui e poi sai, noi abbiamo finito ma perché poco tu sei mamma. Di girare i Bastardi e ho lavorato con Alessandro. Adesso guardiamo, adesso spoileriamo. E poi certo sono mamma di due maschi. Due maschi. Quindi la mia vita è sempre piena generazione Z, perché Edoardo è 24 e si sta per laureare. Si sta per laureare. E il cucciolo del 17, tra poco ne fa 18, 18. Tra pochissimo. Quindi ecco perché, è proprio, vedi, sì, sì. Una sì, mamma così bella, eh? Bella, ecco, ecco perché la volevate. Toscano, piacere immenso averti qui. Tra l'altro vorrei subitissimo la locandina dello spettacolo, sì, perché il 28 marzo, questo bellissimo spettacolo teatrale, Amori e Sapori, Pini, nella cucina del Principe, con Giampiero Ingrassia, sì, eccolo, arriva con un cast al stupendo, teatro Pino. Tommaso D'Alia, Francesco Godina, Rossella Pugliese e il bravissimo Giancarlo Ratti. Bellissimo. Senti, ma raccontaci un pochino la storia, perché i ragazzi devono andare a teatro. Devono andare a teatro e vogliono anche andare a teatro. Questo è molto interessante, perché è, io diciamo, so, è ispirato però al Gran Ballo del Gattopardo, un film che dovete assolutamente vedere, perché è un film iconico. E c'era questo ballo meraviglioso con una splendida Claudia Cardinale e lui era l'Andelon. Ora, che cosa succede nelle cucine durante questo grande ballo? E io sono la cuoca, ma verrà in mio aiuto un altro cuoco famoso di un'altra casa famosa, che è Giampiero Ingrassia. E chiaramente ti puoi immaginare che cosa succede. Due grandi cuochi, anche perché poi ho tanti scheletri nell'armadio e quindi bello. Succederà qualsiasi cosa. E allora, al Teatro Quirino, sì, dal 28 sì, marzo. Abbiamo detto Bastardi di Pizzo Falcone, Alessandro Gassman e Tosca d'Aquino e poi anche il nostro Massimiliano Gallo. Beh, che è stato certo con noi due settimane certo, fa. Certo, l'ho visto. Allora, guardiamo. No. Si può sapere che cos'hai? Niente. E questo lito? Sono caduto. Ah, sì, certo. La capota. Che vuoi? Io? Tu mi lasci mille messaggi. Mi chiami nel cuore della notte. Adesso mi dici io che cosa voglio da te. Non ti preoccupare.